Il principe, composto tra il luglio e il dicembre del 1513 in una stesura di getto, è un'opera fortemente unitaria, suddivisa in 26 capitoli, ognuno dei quali con un titolo in lingua latina. Dopo la lettera dedicatoria a Lorenzo di Piero de' Medici, aggiunta in una fase successiva alla stesura, è possibile distinguere quattro sezioni tematiche di ampiezza diversa. Non si tratta di una suddivisione voluta dall'autore, ma di nuclei tematici che sono implicitamente presenti nel testo. La prima sezione, che comprende i capitoli dal primo all'undicesimo, riguarda i diversi tipi di principato in generale e il principato di nuova acquisizione in particolare. La seconda, più breve, comprende i capitoli dal dodicesimo al quattordicesimo e affronta il problema delle milizie mercenarie e delle milizie proprie. La terza è costituita dai capitoli dal quindicesimo al diciottesimo ed è centrata sui comportamenti e sulle virtù che si addicono al principe. La quarta riguarda i capitoli dal ventiquattresimo al ventiseiesimo. In questa parte conclusiva, pur non rinunciando al proposito precettistico, l'autore esamina la situazione italiana e il decisivo problema della fortuna e del suo potere sulla vita degli uomini.